Capita spesso di aver voglia di fare trecce, io non molto onestamente, non sono le mie preferite, ma troviamo tanti scammi nel web, è facilissimo tra libri appositi, immagini e quant'altro. Abitualmente io prendo, taglio l'immagine o la scarico, me la ingrandisco, ma nell'ingrandire perde un po', chiaramente viene da libri, per cui devo riadattarla. E quello che faccio ogni volta prima di iniziare il lavoro a macchina e fare una campionatura è prepararmi lo schema della treccia. Prima di tutto conto di quante maglie è formato diciamo, il tratto di segno treccia. Dito fuori uso, per cui abbiate pazienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sono le maglie destinate al disegno scheda, cioè da questo tratto a questo tratto. Poi cerco di, aiutandomi con lo schema più piccolo, chiaramente evidenziare gli incroci. Perché? Perché faticherò notevolmente di meno al momento che vado a intrecciare. È basilare avere un intreccio evidente, cioè come intrecciare le maglie, perché questa semplice barra ci dice qual è la maglia che va davanti all'altra nell'incrocio, le maglie per meglio dire. Conto quante sono le maglie da intrecciare, 1, 2, 3, 4, cioè conto i quadretti, quando è possibile, delle maglie destinate a formare l'intreccio. In questo caso sono 4 ovunque. E me le evidenzio bene in maniera tale che non mi distraggo. Quindi abbiamo 4 maglie per l'intreccio e 4 maglie vuote. Poi, qui, se non sono trecce apposite per la macchina, difficilmente troviamo i trattini orizzontali e verticali che ci indicano prima o seconda frontura. Ma queste due maglie, 1 e 1, non sono altro che o due maglie tolte in prima frontura o due maglie portate in seconda frontura, come vedremo adesso a macchina. Dopodiché posso fare una scelta, ripeterla sequenziale la treccia oppure lasciare dei tratti in rasato da entrambi i lati. In ogni caso, dato che ognuno di noi ha le sue esigenze, io rispetto il grafico, però chiaramente possono essere anche 4 maglie invece di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma ipotizziamo che teniamo questo. Dopodiché, chiaramente nell'ingrandire perdo un po' anche i giri, ma non sono essenziali. Me li metto ugualmente perché possono essermi di aiuto. Sono 12 giri per un disegno intero, secondo loro. Quindi, dopo aver evidenziato questo, io conto anche i giri per tra un intreccio e l'altro. 4 sono le maglie. I giri per tra un intreccio e l'altro sono 1, 2, 3 giri. Quindi praticamente mi preparo uno schema. Poi è un giro, qui c'è soltanto un quadretto libero, quindi è un giro, poi sono di nuovo 3, poi ancora 1, 3. 1, 3. E adesso possiamo andare a macchina tranquillamente, sapendo che chiaramente 8 sono le maglie più 2 sono 10, 12 maglie creano il disegno, quindi vengono occupate da questo spazio e poi ne lascerò 6 in diciamo per fare la losanga vera e propria di separazione. Dopodiché potremmo, dopo queste 6, metterne altre 12, cioè quindi 6, al di nuovo 2 vengono portate in seconda frontura e poi ripeto con le 8 maglie dedicate, ma è più semplice da vedere a macchina piuttosto che spiegare. Ho inserito tutte le maglie in prima frontura, perché? Perché io lo devo impostare, quindi bordo, poi tutto in prima frontura. Inserisco la tensione del rasato e dipende da che tipo di filato. Preparo i due punzoni a due perché gli incroci sono da
due praticamente. Io ho calcolato 6 maglie sono, diciamo, il rasato rovescio iniziale, 2, 4, 6, 2 maglie, ora le mostro nel grafico, le porto in seconda frontura, ed ecco qua, io porto queste due, che poi vedremo in prima frontura come toglierle, poi 8 maglie sono dedicate al disegno treccia, altre 2 sono giù, quindi in seconda intendevo, quindi 2, 4, 6, 8, queste vanno in seconda frontura, se ho sbagliato i conteggi 3, 6, 1, 7 non cambia niente, ma per regolarità di gioco la tolgo. Quindi questa è l'impostazione del giro iniziale, possiamo farla una treccia di questo genere solo su un tratto del davanti, la mettiamo dove vogliamo. Io mi limito a mostrare come leggere il grafico, dopodiché c'è un primo giro perché e iniziamo immediatamente l'incrocio, quindi la barra va da questo lato, cioè da destra verso sinistra, quindi è un segno in fuori, il che vuol dire che noi sulle prime 4 maglie, cioè scusate, sulle prime 4 maglie, le seconde restano senza lavoro, noi quindi queste restano senza essere toccate praticamente, mentre le seconde o le prime da destra andranno ad incrociare e vanno a incrociare con quelle di destra sopra a quelle di sinistra. Il grafico me lo devo appoggiare chiaramente di lato e controllarlo spesso, per cui io non faccio altro che col punzone liberare le prime due, il peso sotto meglio non eccessivamente forte perché si gestisce male, cioè si prende male, e a questo punto io devo passare le prime due davanti, quindi questo ecco quello che io intendevo, ci vuole niente a far cadere la maglia, quindi porre molta attenzione quando prendiamo con il punzone, devo alzare un pochino la tensione perché è troppo bassa, quindi praticamente questo simbolo indica la maglia portata per di qua, dopodiché mi dice 1, 2, 3 giri, io faccio soltanto 1, 2, al terzo giro mi aiuto, magari gli do, ecco io ho perso la maglia e la maglia mi ha sfasato tutto il lavoro, il terzo giro se il filato è grosso e spesso possiamo anche prima di fare l'intreccio sulle 4 maglie portarne una, meglio non prendere quella d'angolo, allentare, ma ne basta uno, sono solo 4, su 4 maglie si intreccia benissimo perché questo è il terzo giro, gli dà quel tanto di lentezza che io intreccio meglio. Di nuovo dopo i 3 giri ce l'ho da destra verso sinistra, cioè praticamente questa situazione, prendo, vediamo di vederlo meglio, prendo le due maglie, questa volta sto attenta a tutto, non vorrei perdere niente, quindi quello di sinistra vanno sotto, devo stare attenta a non perdere le maglie come ho fatto prima, e quella di destra vanno sopra, e messo solo quell'achino sotto ti permette di girare con tanta più semplicità rispetto a prima. A questo punto ho solo un giro, lo so il grafico è bruttino ma così era in originale e non è che si legga molto, però si capisce che è solo un giro, per cui faccio solo un giro, se non ha incrociato bene, non ha preso bene, non succede niente,
E la pazienza di intrecciare spesso dipende dal tipo di filato, da quanta manualità abbiamo. Io ne ho pochissima, nel senso che le trecce non sono il mio forte, anche se devo dire che ultimamente mi stanno piacendo un po' di più. Ma dovesse succedere, riformiamo manualmente. A questo punto le prime quattro che avevano lavorato fino adesso vanno a riposo e lavorano le seconde, cioè dopo il giro lavorano le seconde. Ho messo un peso più leggero e la cosa già è migliorata. Praticamente non faccio altro che, in questo caso, queste vanno sotto. Ecco qua, non devo sbagliarmi a prendere i due aghi della seconda frontura, e queste vanno sopra. Diciamo che possiamo portarle anche un po' avanti dove è possibile come macchina, per semplificarci il lavoro. Praticamente noi questa volta abbiamo girato così e uno ha preso bene, due, io per sicurezza però un minimo di lentezza, dato che devo farla dallo stesso angolo, gliela do, tolgo l'ago. E di nuovo un incrocio identico, cioè questa, quel minimo di lentezza è fantastico perché ci permette di girarlo meglio. Se per caso ci accorgiamo che nella frontura, nello spostamento, diventa antipatica, io qui l'ho persa la maglia, la riformiamo. Porto avanti. Questa volta ho un solo giro perché la riformo da quest'altra parte e giocano le prime quattro. Ripetiamo esattamente come prima. Porto sempre avanti, uno, due, alla terza posso tirarne su una, veramente mi aiuta, ne basta uno sulla cinque. E al terzo giro, stando attento a prendere prima le due perché così non mi sbaglio con le sequenze, ancora una volta girato da destra verso sinistra, cioè praticamente ho perso la maglia. Questo a indicare che non ti devi distrarre, che non devi minimamente distrarti. Ormai l'ho persa, pazienza. Ma è per indicare che la treccia richiede veramente pazienza. In questo caso avrei dovuto ritirare giù il giro. Dopodiché si ripete sempre lo stesso lavoro, un giro e intreccio le altre. Quindi molto d'attenzione più che di porto avanti. E abbiamo ancora di nuovo i tre giri, due, a questo punto io sono giunta qua su, ho finito tutto il grafico che termina con un giro e riprende senza giri, nel senso che è quello in cui noi ci spostiamo facendo solo un giro, quindi è di semplicità negli incroci, per carità, ma l'attenzione su come usiamo il punzone, questo giro serve, e nelle macchine dove è possibile, veramente ripeto, tirare in avanti che l'incrocio viene decisamente meglio. Poi sono due, io gli do sempre la lentezza, poi sono tre e abbiamo finito, e possiamo, ho finito per me, ma possiamo andare avanti quanto vogliamo. Stesso principio della doppia frontura, questi tipi di grafici possiamo interpretarli anche in prima frontura, ovvero la prima frontura chiaramente richiede un'attenzione diversa. Leggiamo il grafico esattamente come abbiamo letto fino adesso in seconda frontura. L'unica particolarità è che le due maglie, quindi quelle che prima erano andate in prima frontura, noi li dobbiamo togliere dalla lavorazione.
Ovviamente, che succede? Dobbiamo fare una scelta e farla ora. Se pensiamo di raccogliere le maglie lente intorno alla treccia, allora non facciamo altro che prendere del filato, inserirlo sull'uncino, liberarlo e fare un nodino, una capiola, passiamo dentro e mettiamo via la maglia. Nel senso che queste ci permetteranno poi di essere riprese con l'uncino a paletta per riprendere le maglie e riformare il disegno, ma dipende dalla grossezza del filato, altrimenti è veramente una fatica immane. Oppure, se ci piace con l'intreccio a vista, non facciamo altro che appoggiarle sulle due maglie laterali, ma noi dobbiamo sempre riformare il disegno, cioè in questo caso 2, 4, 6, 8 maglie restano per la treccia. Dopodiché ci rispettiamo tanto in prima quanto in seconda prontura, e questa era l'unica variante, gli intrecci come abbiamo fatto fino adesso. Aiutiamoci più che mai in prima frontura, perché finché le trecce sono piccole e delicate, con un filato abbastanza morbido è tutto facile l'incrocio, ma se è, diciamo, piuttosto elaborato, non possiamo fare molto di più se non due. A questo punto ho il terzo giro, controllo lo schema e incrociamo esattamente come in doppia frontura. Qui chiaramente c'è il discorso del filo lento, che ora vedremo come aiutarci a decidere cosa farne, ma gli incroci in avanti. Ho solo un disegno, perché poi vado a incrociare dall'altro lato. Richiede, e lo sottolineo di nuovo, soltanto un'attenzione sul punzone, il peso che non deve essere eccessivo, e qui comincia a diventarlo, e porre solo un po' d'attenzione. Se sbagliamo a incrociare o saltiamo un passaggio, vi assicuro che ci vuole meno di quanto uno pensi. Non facciamo altro che riprendere la seconda maglia, si vede bene in ogni caso, con un po' di pazienza il punzone, e riformiamo eccoci qua, della serie di solito si fa subito evidentemente, ecco, e non facciamo altro che non sbagliarci, perché io ho sbagliato l'incrocio, ma questo succede, quindi niente di irreparabile, niente che non possiamo riprendere, però ci vuole un po' di pazienza iniziale, per cui meglio qualche campionatura per prendere la mano chi non ha mai provato. E ora va bene, avevo fatto un intreccio di troppo. A fine lavoro, se vogliamo chiudere le maglie e quant'altro e abbiamo bisogno di riportare in macchina le maglie, prendiamo la costina di dietro. Chiaramente io parlo quando decidiamo di lasciare, come vedremo ora, il filo lento della treccia. Basta infilare un punzone dietro, prendere l'ondina, eccolo qua, e la rimettiamo su, mentre dall'altra parte, se lo riprendiamo con il punzone, chiaramente non serve riprenderle. Molto delicato in doppia frontura, chiaramente viene la maglia lenta, ovvio che dove incrociamo allentando la maglia leggermente si nota di più, molto di meno quando andiamo ad incrociare nei punti base. Poi basta niente, e lo abbiamo visto, che la maglia cade e ti rovina il lavoro, quindi, ma anche in questo caso non è un problema, facilmente riprendibile col punzone. E questo è un disegno chiaramente dolcissimo, tenerissimo, anche per qualunque cosa, come incroci, non difficili da fare, molto d'effetto. In prima frontura, a parte io che ho sbagliato un paio di incroci per distrazione,
ma non era quello che volevo far notare, è questo, cioè noi senza togliere le maglie lateralmente, qui su questa treccia piccola bastava anche solo una, ma comunque c'è il filo lento. Allora, ci può piacere e allora, come ho fatto vedere, riprendiamo le maglie e siamo a posto, ma potrebbe anche darci notevolmente fastidio. E per questo io ho adottato il sistema di lasciare in sospeso le maglie. Se dobbiamo riprendere solo una maglia, ipotizziamo che mi serva qua, è facilissimo. Basta l'uncino col punzone o un ago della macchina, scusate, ed eccoci qua, nessun problema. Il problema è il lavoro viene bene, il problema è che noi le maglie sono due, e con due maglie su qualunque macchina, anche le filati per filati grossi, è molto più antipatica la cosa. Perché? Perché non ci si riesce, nel senso, posso prenderne una, ma poi quando vado a prendere la seconda non c'è spazio. Già fatta l'esperienza, ne sono sicura. Quindi, libero le due maglie, ho tolto i due fili, poi, lo so, è arzigocolata la cosa, ma prendo il punzone, un altro ago della macchina, io in questo caso abbastanza fortunato, quello della Singer, ma è uguale, cerco di metterli, stesso sistema, io devo distanziarli. Meglio sarebbe creare un punzone a due con due aghi, ci vuole poco per distanziarli, basta misurarli tra le due distanziatori. Bastati due passate di nastro, è bello resistente e abbiamo ottenuto un punzone a paletta doppio. Volendo c'era lo spazio anche per farlo triplo, ma non è il caso. Le maglie sono aperte, quindi non faccio altro che prendere le due maglie, se serve tolgo l'ultimo giro perché è più semplice poi da gestire. Devono passare le due maglie dietro la paletta, ecco fatto, una mano tiene, poi prendiamo l'altra, tiriamo indietro, facciamo scorrere. Ogni tanto chiaramente ci aggiustiamo il pezzo, ecco fatto, stando molto attenti che il pezzetto, diciamo così, la maglia sia finita dietro, perché altrimenti le riperdiamo. Ma se lo facciamo con calma non succede. Io ho un ago a portata di mano, perché se succede che prendo male la maglia, capisco che è un lavoro lungo effettivamente sulla prima frontura, ma se vogliamo fare delle trecce particolari, arricchire magari solo su dei tratti, questo è l'unico sistema che abbiamo. E dall'altra parte il lavoro viene benissimo come sulla seconda frontura, per cui è l'unico modo che abbiamo per togliere la lentezza. Se poi invece la lentezza ci piace, allora va benissimo così, come abbiamo visto in video, appoggiamo le maglie. Per cui l'unica attenzione è porre tanta attenzione, per meglio dire, al punto in cui incrociamo, perché altrimenti il disegno non viene, va seguito lo schema con molta molta attenzione. Io qui mi sono distratta e se ti distrai sbagli, quindi è l'unica accortezza delle trecce. Poi sono carine, in grado di rifinire qualunque cosa su qualunque tipo di macchina.